Diversamente da uno che è nato circondato dalla terra, o almeno con un lembo di terra attaccato a un altro lembo di terra. Certo. Per cui sì, venire alla Sicilia ti condiziona molto mentalmente, penso. Cioè, io comunque penso il viaggio, per esempio, sempre come un partire realmente, cioè non lo penso come un viaggio di pochi giorni, cioè, lo penso sempre un viaggio certo. Almeno di 4 giorni certo. Minimo. E avete mai pensato di trasferirvi? Ma in realtà era forse qualche anno fa, però poi diciamo l'idea, fortunatamente l'idea ci ha abbandonato. Cioè diciamo che comunque l'idea di stare dei periodi su è non nei miei progetti, i progetti penso anche di giusto, perché comunque cioè, lo sai bene che se devi suonare. Sì, una cosa che mi ricordo di quando suonavamo con il Diavolo e si sono trasferiti, cioè ad un certo punto a loro gli sembrava tutto vicinissimo, certo, una cosa... Assolutamente sì. E poi cosa ti volevo chiedere allora? Ah, ecco, ti volevo chiedere se hai mai fatto concerti da solo e cosa c'è di bello nel fare concerti da solo, perché è ovvio che preferisci ora suonare con la band. Guarda, in realtà non ho mai fatto un concerto da solo. Mai chitarra e voce. Al massimo da solo ho fatto tipo 3-4 canzoni perché ho una fobia di suonare da solo, cioè non ci riuscirei, cioè nel senso spero di poterla superare con l'età la cosa, però non l'ho mai fatto, non credo al momento di riuscire a sostenere un concerto da solo, sì. Però cioè, lavorerò per farlo perché secondo me sarebbe una cosa che mi ricongiungerebbe diciamo con me sì, in sì, un certo sì, senso sì. Cioè lo immagino così, cioè parlando con persone che di solito suonano da sole mi dicono che capisci tante cose quanto non ne capisci di certe sì, cose sì, quindi diciamo è una cosa a cui voglio arrivare però col tempo. E poi volevo sapere una cosa che odi tantissimo
delle cose che capitano durante un concerto, da non appunto proponere il concerto, quindi non è il sound check, la palla, cioè proprio durante il concerto è una cosa che odi tantissimo. Quando escono gli accendini durante una questa cosa qua secondo me bisognerebbe eliminarla in qualche modo, sì. Non so come, tipo requisire gli accendini all'ingresso del concerto, oppure non lo so, ci vuole però qualcosa, bisogna fare qualcosa per questa cosa qua. È una piaga. Anche cellulare vanno spesso. Sì. E poi ti volevo copiare, cioè volevo copiare una domanda che mi hanno fatto una volta a Catania, che però ci devi pensare bene, perché la domanda è: in quale disco ti sarebbe piaciuto suonare? Però devi stare attento, perché comunque sia, se c'è un disco che ti piace tantissimo, il fatto di suonarci sopra un disco perfetto comunque lo rovini, capito? Quindi cioè, vabbè, magari no, insomma. In bestia dei primi aggiorni ruffiamo, basta.